Consigliere Quaresimale, oggi è una giornata importante, Consiglio regionale urgente per le prime misure straordinarie per l'emergenza coronavirus. Sì, tra l'altro un progetto di legge che abbiamo presentato noi come gruppo Lega, perché riteniamo che in questa fase emergenziale, soprattutto a livello sanitario, c'è anche un problema economico e quindi con questo consiglio urgente vogliamo adottare le prime misure per andare incontro ai problemi economici delle aziende abruzzesi, dei titolari di partita IVA e logicamente delle famiglie. Ci saranno conseguenze pesanti per gli abruzzesi? Ma sicuramente noi cercheremo nell'ambito delle nostre competenze regionali di trovare delle soluzioni che possano ammorbidire un po' le vicende che in queste settimane stanno logicamente creando problemi a tutti noi, compreso i cittadini abruzzesi, e quindi noi come amministratori regionali vogliamo trovare delle soluzioni affinché si possa fronteggiare sì sicuramente l'emergenza sanitaria, ma ci preoccupiamo anche per il dopo, finita l'emergenza, tutte le ripercussioni che si possono avere a livello economico. Quindi prevediamo una serie di somme per, appunto, come dicevo prima, per le imprese, i titolari di partite IVA e la sospensione di tutte le tasse regionali fino a fine emergenza. In queste ultime ore i contagi sembrano in leggera discesa. Lei tra l'altro nelle ultime ore aveva chiesto che fosse istituita la zona rossa a Pineto. Questa sua proposta però non c'è stata una grande condivisione, soprattutto da parte del primo cittadino di Pineto. I dati del Comune di Pineto erano un po' preoccupanti e quindi mi sono fatto avanti per proporre l'eventuale zona rossa. E certo, è una proposta a tutela dei cittadini di Pineto, perché ho visto dei numeri, secondo me, abbastanza rilevanti per la cittadina adriatica. Quindi ho fatto questa proposta, giustamente il sindaco ha la sua idea, rispetto l'idea del sindaco, e quindi speriamo bene che il tutto si risolva al più presto anche a Pineto e l'intero Abruzzo.